Bene, buonasera e benvenuti, benvenuti a tutti a uno di questi appunto incontri mirati delle relazioni che sono tutte appunto conferenze, come sapete, dedicate a Palazzo ma anche all'università in generale. E ringrazio moltissimo il professor Francesco Ceccarelli per essere qua oggi, ci tenevo moltissimo alla sua presenza perché diciamo, la relazione tra architettura e decorazione è uno degli aspetti che sicuramente vanno ancora approfonditi e grazie alla sua esperienza e ai suoi studi proprio sul neoclassicismo, Bologna ma non solo, ci darà insomma, una visione che potrà permettere in futuro, grazie a una collaborazione che auspichiamo e continua ad avere anche a cominciare diciamo, a studiare tutto quello di questo palazzo e anche a considerare diversi aspetti che ancora rimangono diciamo così, insoluti proprio a causa anche in gran parte della mancanza di documenti da questo punto di vista. Lo presento velocemente, ovviamente è professore ordinario di storia dell'architettura del Dipartimento di Architettura dell'Università di Bologna e le sue ricerche scientifiche vanno dal Rinascimento al Neoclassicismo. Ovviamente le pubblicazioni sono veramente moltissime, ha dedicato molta attenzione a Biagio Rossetti, all'architettura Ferrara, gli argomenti sono veramente molto ampi, ma mi piace soprattutto ricordare in relazione anche all'intervento di oggi il volume L'intelligenza della città, architettura Bologna in età napoleonica e l'articolo appunto Una villa per il re d'Italia nel contado bolognese, progetti di Antonio Vaso e Giovanni Antonio Antolini, che sappiamo l'altro grande architetto che è chiamato in causa in questo luogo nel volume Le residenze di corte del Regno d'Italia. E poi ha collaborato più riprese alla storia dell'architettura italiana dell'Eletta e ha conseguito, oltre a tante altre pubblicazioni, ha conseguito il premio dell'Accademia Nazionale dei Lincei per la storia e la geografia storica per i suoi studi proprio sulle città estensi del tardo Rinascimento. Ovviamente si tratta di un'estrema sintesi di tutta la sua attività di studioso, ma non voglio togliere il tempo e quindi gli lascio subito la parola. Grazie mille alla dottoressa Rossoni che mi ha voluto invitare oggi e che sta così meravigliosamente sopra, in effetti io non sopporto assolutamente le presentazioni diciamo lunghissime con il curriculum, con tutte queste cose qui. Siamo qui per parlare di alcune cose e magari anche per discutere. Credo che questa sia la cosa fondamentale di oggi, quindi qualunque appunto conferenza che si debba fare in un luogo specifico. In effetti io non mi sono mai occupato di Faenza e oggi non parlerò di questioni faentine, nel modo più assoluto, forse in chiusura perché sono riuscito in maniera rocambolesca ad aggiungere alcune diapositive appunto a una presentazione che ho fatto in purtroppo poco tempo perché sono veramente un po' compresso dagli impegni in questo periodo. Parlerò appunto anche in coda di alcune ricerche tecniche che però mi piacerebbe moltissimo davvero poter sviluppare perché mi sono accorto di una cosa fondamentale che di alcuni degli architetti di Gianni, perché io oggi voglio parlare di questo, non di Gianni architetto, bensì degli architetti che con Gianni hanno lavorato cercando di mettere al loro posto le diverse competenze, talenti e professionalità, cercando appunto di vederci chiaro in un mondo che ancora è un po' confuso, mi permetto di dire, dal punto di vista non soltanto delle attribuzioni, ma anche proprio dei ruoli. Per cui oggi appunto non mi soffermerò nello specifico di questo edificio meraviglioso che appunto speriamo di conoscere meglio appunto presto, ma cercherò di fare un ragionamento più largo, più vasto, appunto sui rapporti tra decorazione e architettura in un momento storico molto delicato come quello che ha visto la nascita appunto di questo palazzo. Il titolo che avevamo concordato è Felice Gianni e l'architettura, riflessioni e pensieri per l'appunto sulla decorazione interna in età neoclassica. Forse
forse sarebbe stato meglio anche gli architetti di Gianni, come dicevo prima, per fissare appunto l'attenzione su una questione molto delicata, che è proprio quella della organizzazione degli spazi meravigliosi che il neoclassicismo italiano, che quello appunto romagnolo soprattutto, produce in questa maniera che ci affascina e continua ad affascinare profondamente, no? Che sotto certi aspetti appunto dovrebbe essere messo, calibrato, messo a fuoco forse in una maniera leggermente diversa da come è stato fatto fino adesso. Io oggi vorrei parlarvi di Gianni, ma in maniera diciamo molto misurata e in particolare qui faccio lo storico dell'architettura e effettivamente ammiro Gianni in maniera stratosferica per quanto riguarda i suoi aspetti di pittore e decoratore, ma non voglio parlare di lui come decoratore, voglio parlare di coloro che si sono trovati a lavorare come architetti con lui e che hanno influenzato in maniera, a mio avviso, molto significativa le opere in cui noi lo troviamo appunto come apparente protagonista in toto. Dico questo perché se noi riprendiamo quei due volumi meravigliosi che la professoressa Nautani Carina ha dedicato appunto a Gianni, che in maniera mirabile ancora sono una stella polare sulla quale tutti noi guardiamo per cercare di orientare a capirci meglio e a operare con una, diciamo, sensibilità storico-critica le sue attività, cogliamo una serie di cose che io mi permetto di dire sono anche delle inesattezze. Cioè, cogliamo la figura di Gianni come quella di un moderno designer. Il termine viene usato specificamente da Nautani Carina con un'accezione che è proprio quella del designer post Robert Adam nell'Europa tra 8 e 900, come un progettista di interni, come una sorta di interior designer che fa suoi tutta una serie di aspetti e competenze ed è capace di essere il regista sostanzialmente indiscusso di una serie di spazi nuovissimi che cominciano a essere confezionati a partire dalla metà del Settecento, intendo degli spazi abitativi. Perché ciò di cui parleremo oggi è in realtà un capitolo specifico della cultura dell'abitare nell'Europa del post-Settecento, quando si comincia ad abitare in una maniera diversa da quella del passato. Ci sono delle cesure molto precise tra le modalità in cui si abita, delle cesure proprio organizzative nella conformazione e organizzazione qualitativa degli spazi. E il Settecento, per l'esattezza, la metà del Settecento e per l'esattezza in Francia, nella metà del Settecento, avvengono delle discussioni, dei fatti, degli aspetti che troveranno una canalizzazione in una teorizzazione specifica, in una trattatistica specifica, che comincerà a mettere a fuoco, ripeto, un modo di abitare differente. Degli spazi più piccoli, organizzati secondo un concetto che è quello dell'appartement, dell'appartamento, che è cosa molto diversa dagli spazi precedenti, che non mi soffermerò certamente su quello, erano ormai considerati come inabitabili, del tutto inabitabili. Bene, parleremo un po' di questo in maniera appunto di corso, però prima di parlare di questo o durante questa chiacchierata, quello che appunto volevo mettere profondamente a fuoco è la relazione anche amicale, soprattutto amicale per certi aspetti, che il nostro Gianni ebbe con due architetti molto importanti dell'età napoleonica, a cui molto probabilmente lui dovette tantissimo, erano i brasseur d'affaires, come si dice oggi, quelli che
che procuravano in qualche modo gli incarichi e che riuscivano, e che fecero anche la fortuna, diciamo pure, anche economica, di Gianni. E sono due architetti, appunto, che stanno dietro, in maniera molto precisa, alle architetture in cui Gianni opera. Sulla, al centro vediamo Felice Gianni, il ritratto del museo, dell'autoritratto del Cooper Hewitt Museum. A destra vediamo Giovanni Antonio Antonini, che è stato quasi sicuramente l'artefice progettuale dell'edificio in cui siamo in questo momento, negli spazi in cui siamo in questo momento, così come vediamo. E sulla sinistra un personaggio molto più oscuro, che invece vorrei portare proprio alla vostra attenzione per rischiarlo in qualche modo, che è un altro architetto, si chiama Giovanni Battista Martini. Ed è probabilmente l'architetto più importante di tutta l'età napoleonica, fatto salvo Luigi Canonica a Milano. Un architetto che la storiografia ha messo in un cantuccio, in un angolino strano della storia, appunto, senza mai estrarlo e metterlo nel fuoco giusto, ma che è una figura che va attentamente rivisitata. Quindi parleremo di questi due personaggi in particolare, cercando di vedere cosa facevano e come si comportavano rispetto all'architettura degli interni, in cui poi diventa protagonista per l'aspetto decorativo il nostro Felice Gianni. Cominciamo da un'immagine, che è un'immagine di Gianni. Questa immagine di Gianni ci fa vedere una personificazione dell'architettura seduta e il genio che iscrive sulla stele una frase e una data. La frase è Ratiocinatio et Fabrica. La data è 1790. Questa acquatinta è un'acquatinta importantissima, che è l'unico vero documento che lega Gianni all'architettura. Che cos'è questo oggetto? Questo oggetto è il frontespizio degli atti della cosiddetta Accademia della Pace. L'unico documento che conosciamo, questo frontespizio e alcuni dei disegni che non vi presento, che erano il prodotto del lavoro che alcuni giovani architetti, sotto la guida di un certo Vincenzo Balestra, avevano fatto negli anni precedenti al 1797 su architetture di invenzione all'interno di un'accademia, l'Accademia della Pace, che era stata creata da Gianni a Roma alla fine del Settecento, nel 1790, con delle intenzioni molto democratiche, quelle di mettere i giovani artisti in competizione tra di loro, in una sorta di gioco di prove comuni, in cui si suggerivano le cose, le discutevano, le applicavano in maniera molto diversa da come si faceva invece nelle accademie ufficiali. L'Accademia della Pace era un'accademia alternativa, era un'accademia che Gianni aveva inventato, innanzitutto per i pittori e poi anche per gli architetti, ma non gestendola lui in prima persona, affidando a un allievo di Giovanni Antonio Antonini, che si chiamava Vincenzo Balestra, la sezione di architettura. La sezione di architettura era nelle mani di questo Balestra. Sappiamo pochissimo di questa accademia, ma sappiamo che era un'accademia dove si discuteva in maniera molto intensa qualche cosa di nuovo. Che cos'era questo nuovo? Era la nuova architettura che era dichiaratamente non barocca,
era contro il barocco ed era un'architettura che si ispirava a un altro personaggio di cui bisogna fare una piccola precisazione, che si chiamava Francesco Venezia e che era un teorico dell'architettura, è stato il teorico dell'architettura neoclassica italiana, che nella seconda metà del Settecento aveva messo a punto dei criteri di diciamo sobrietà nella definizione degli spazi architettonici e di moralità dell'architettura che avevano scatenato il putiferio nelle arti del tempo, negli anni di Piranesi, negli anni della Roma, appunto, del Trattura, eccetera. Il barocco stava scricchiolando sotto le invettive di questo Francesco Milizia. Francesco Milizia era il caposcuola di una nuova architettura che non a caso viene discussa dentro l'Accademia di Gianni, che era un'accademia alternativa, un'accademia che appunto non guardava più al barocco, ma guardava a qualche cosa di nuovo, a quel qualche cosa di nuovo che stava maturando come una rivoluzione culturale che poi sarebbe approdata al pieno neoclassicismo, sulla base di principi che si ispiravano anche in particolare all'architettura palladiana, che veniva considerata l'architettura più sobria, economica e morale di tutte. Questa premessa era importante perché? Perché questo è veramente l'unico legame concreto che noi abbiamo tra il nostro Gianni e l'architettura, il fatto di aver fatto una presentazione, perché questo è un esempio di presentazione, molto esplicito a un album di disegni d'architettura nuovissimi e rivoluzionari che avrebbero cambiato la storia dell'architettura dal 1797 in avanti. Sarebbe cambiato tutto, sarebbe cominciata una stagione diversa, sobria, attenta, rigorosa e determinata a obiettivi differenti da quelli che si conoscevano fino a quel momento. Ratiocinatio et fabrica, che cos'è? È semplicemente l'incipit, la prima frase, dell'architettura di Vitruvio, dell'unico testo fondamentale dell'architettura classica che di architetto in architetto passava come il manuale di riferimento per guardare all'antico. E Gianni conosceva Vitruvio, sicuramente lo conosceva, ma lo conosceva da un uomo colto, non lo conosceva da professionista. Lo conosceva da uomo colto e il suo genio, in qualche modo, ne indica il valore, perché attenzione, dell'Accademia della Pace furono pubblicati gli atti soltanto della parte di architettura, mai di quelli di pittura. Eppure si sapeva che erano stati discussi molti temi di pittura, ma videro la luce soltanto gli atti di architettura, perché effettivamente gli architetti ci tenevano e c'era un grandissimo fervore di dibattito al loro interno, soprattutto avevano una sorta di organizzazione interna che ci teneva proprio che questa cosa dovesse uscire. E Gianni presenta questa cosa, ma non la presenta da architetto, la presenta da, diciamo, fondatore dell'Accademia, che aveva visto poi a un certo punto prendere una strada particolare questa Accademia con Vincenzo Balestra e i suoi appunto collaboratori. Ok? Questo è un po' l'inizio di questa cosa. All'Accademia però facevano parte e è documentato la partecipazione sia del nostro Giovanni Antonio Antonini sia del nostro Martinetti, che
facevano parte di questa cosa alternativa ed erano tutti e due amici fraterni, e vedremo anche come si sviluppa e nasce, come nasce e si sviluppa questa amicizia di Felice Gianni. Anzi, erano strettissimi in questa, coincidenza di interessi. Tanto per ricordarlo, Antonini aveva conosciuto Gianni a Roma, quando? Nel 1780. E dove? Nelle logge di Raffaello, quando tutti e due, uno insegnava, l'altro rivelava al servizio di Uterpello, un famoso pittore, le logge di Raffaello, per trarne motivi di ispirazione nuovi per gran parte di tutti gli aspetti decorativi che voi vedete in queste sale, soprattutto in questo caso le grottesche, appunto, cinquecentesche delle logge. Ma non solo erano lì e si conobbero lì, avevano anche partecipato ai primi scavi archeologici di una domus vicino a Villa Peretti, dove c'era la stazione Termini a Roma, dove era stata trovata appunto negli scavi una domus romana, proprio negli anni poco dopo che era stata scoperta Pompei, Ercolano, eccetera. A Gianni interessavano i dipinti, ma ad Antonini interessavano gli spazi, perché la domus finalmente la si poteva vedere nei cubicula, negli spazi piccoli, non più negli spazi grandiosi dei palazzi imperiali, ma negli spazi invece della casa privata, che cominciano a diventare l'oggetto di interesse di questi personaggi in quegli anni, in quel periodo. Quindi sappiamo che Gianni e Antonini non si vengono a conoscere per la prima volta qua, non si vengono a conoscere a Faenza insieme, ma avevano una lunga tradizione di familiarità che veniva dalla vita assieme appunto a Roma e da una serie di esperienze comuni che li avevano stretti in una sodalizio particolare assieme. Scusate. L'altra cosa di questo disegno è la data 1797, un anno delicatissimo, un anno estremamente turbolento. L'anno precedente era entrato Napoleone in Italia e mi interessa in questo momento far vedere che era arrivato nella Italia del Nord e a partire dal maggio del 96, precedente a questo, aveva invaso gran parte dell'Italia settentrionale, entrando in quasi tutte le città e soprattutto a Bologna. Perché interessa fare il punto su Bologna? Perché ciò che accade qua, in Romagna, è molto legato a ciò che accade non tanto solo a Milano, ma soprattutto a Bologna. Perché dico questo? Perché nel 1796-97 entrano le truppe napoleoniche a Bologna. Bologna viene immediatamente riconosciuta da Napoleone e questo la storiografia, guardate, l'ha praticamente cancellato. Viene identificata Bologna da Napoleone come la potenziale vera capitale d'Italia. Questo è un punto su cui varrebbe la pena di discutere. E non solo dal punto di vista storico artistico, dal punto di vista storico puro, e Balzani, ad esempio, ne ha parlato lungamente di questo momento critico in cui Napoleone, per ragioni topografico-geografiche, quindi geopolitiche, riconosce Bologna come più importante anche di Milano per la sua collocazione per diventare la nuova capitale di un sistema di repubbliche e poi di qualcos'altro. E infatti nel 1797, quell'anno dell'iscrizione del nostro genito, è proprio l'anno in cui nasce la Repubblica Cispadana. E la Repubblica Cispadana nasce a Bologna, appunto, nasce a Bologna, sì, nasce tra Bologna e Modena, ma nasce con una capitale, che è la prima capitale che noi conosciamo vera di uno Stato autonomo del nord Italia, sotto forma di Repubblica. E ha appunto capitale Bologna, e è una
Confederazione di Stati, in Lucè, Modena, Bologna, Ferrara, Reggio. Solo questo nucleo, da cui però doveva espandersi. Sappiamo poi come andò a finire. Napoleone vide che diciamo, l'antico senato bolognese era riottoso a tutta una serie di operazioni che lui voleva fare, si fidò di più dei milanesi e spostò tutto sulla capitale nuova della nuova Repubblica, che era la Cisalpina. Non mi sto qui a ricordare tutte le vicende geopolitiche del tempo, perché sono caotiche quanto altre mai, ma in quel periodo tra Bologna e Milano ci fu una, diciamo, tenersi buono Napoleone per prevalere l'una città sull'altra. E comunque quello che successe a Bologna fu molto, molto, molto importante, perché si misero in piedi delle grandi architetture di Stato nei pochi mesi del 97, in cui prese corpo tutta la Repubblica, corpi grandi dello Stato, quindi il nuovo Senato, il Direttorio, gli edifici sul modello parigino, cioè una roba seria, che dovevano prendere corpo dove? Nell'Archiginnasio e nel Palazzo Apostolico. Dico. L'Archiginnasio fu poi smollato, diciamo così, perché non fu reputato sufficientemente all'altezza di certe cose. Si scese il Palazzo Pubblico e per la Camera e il Senato del Direttorio furono scelti dei collegi, da cui il collegio puntato. Faccio notare che furono fatte delle cose importantissime. Si cominciarono a unire insieme tutta una serie di artisti importanti, che diventarono artisti di Stato in quel giro di pochi mesi, tra cui Pelagio Palagi, che è giovanissimo, realizzò questo bellissimo progetto per una statua della libertà da costruirsi in Piazza Maggiore, che doveva essere l'atto fondativo di una riforma generale dello Stato e di questa nuova capitale che avrebbe dovuto poi svilupparsi in un certo modo. È rimasto qualche cosa di questo periodo veramente giacobino nel Palazzo Pubblico di Bologna. Questo è, sono le collezioni comunali d'arte di Bologna, come piano, dove ci sono ancora tutta una serie di interventi di Giacomo Rossi, di De Maria e di altri, che effettivamente sono estremamente interessanti rispetto a questo momento storico-politico, e decorazioni interessantissime come la apoteosi della Repubblica Cispadana, che è anche il primo intervento pittorico in cui si ha una rappresentazione del tricolore italiano, che poi fu ripassato dopo le vicende della restaurazione. Infatti vedete che c'è quel colorino giallo che non corrisponde proprio esattamente alla vivacità dei colori della Cispadana, ma che pur era un momento di appunto, celebrazione particolarmente forte. E ci sono rimasti disegni di tutta una brigata di artisti, tra cui appunto Antonio Vaso, Di Fulli, altri che poi intervengono anche qui a Faenza in maniera molto, come si chiama quello della Galleria dei 100 metri dei. Serafino Marozzi, eccetera, che avevano tutta una serie di caratteri di tipo rivoluzionario. Questi che vedete sono i bellissimi disegni di Antonio Vaso per delle stanze del Palazzo Pubblico trattate come delle tende. Voglio soffermarmi brevemente su questo fatto. Vedete, questo è un dipinto, quindi è un acquarello, che ci mostra una stanza a tenda, cioè una tenda, una battaglia che viene dipinta e fu realizzata nel Palazzo Pubblico. Perché ve lo faccio notare? Perché era una stanza ottagonale.
E era la prima stanza ottagonale che viene fatta nell'Italia in quel tempo, e sono le stanze ottagonali delle stanze che trovano una grande diciamo, importanza in questo periodo, perché non solo distribuiscono delle stanze, ma sono anche simbolo delle tende militari. Guardate come è trattata questa tenda militare, con ad esempio negli angoli delle colonne doppie, molto sottili, no? E la butto lì, qui a fianco noi abbiamo un edificio, scusate, una stanza, molto particolare, che certamente ha tutta una serie di influenze massonico, ma è anche una tenda militare. C'è anche qualche cosa che rimane la tenda. C'è anche qualche cosa che rimanda a quei sostegni. Ci sono edifici ottagonali alla Barnaison, in cui Napoleone si faceva rappresentare gli spazi interni come quelli delle tende militari, dove lui viveva non in una casa, ma ininterrottamente in tenda. Quindi quello era lo spazio naturale del militare napoleonico, la stanza tenda a forma ottagonale. Quindi, chi lo sa, se nelle simbologie del nostro Francesco Vizzetti, qui accanto, non ci sia anche la volontà di volere in qualche modo comporre una copertura, ombrello, ricordare cose di questo tipo. Non lo sappiamo, ma c'è qualche cosa che potrebbe anche funzionare. Sempre nel palazzo pubblico, poi, si affermano anche delle stanze che diventeranno importantissime in quel periodo e che io conosco meno qui a Faenza, ma pare che non ce ne siano tante, le cosiddette stanze paese, cioè queste stanze invece allestite con grandi apparati che rimandano direttamente a degli spazi vegetali, come se la stanza diventasse un grande giardino. E queste stanze trovano spazio anche nei luoghi politici, perché quel sistema di stanze del palazzo pubblico erano stanze appunto legate a degli spazi di rappresentanza del direttorio, che doveva avere un suo giardino all'ultimo piano, che quindi non poteva che trovarlo all'interno di un ambiente costruito di una stanza. Chi è il regista con tutta questa roba? È questo Giovanni Battista Bandinelli. E perché? Bene, che ci crediate o no, Napoleone in persona nomina, aveva uno scuolo di architetti che poteva utilizzare, nel 1797 da Parigi nomina Martinetti come architetto di tutte le architetture di Stato e rende subordinati a lui tutta una serie di altri architetti, moltissimi, come Canonica, come Giovanni Antonio Antonini, come Santini, come tutta una serie di altri, sotto la sua diretta responsabilità. Ed è lui che tiene come responsabile di tutti i lavori il gruppo degli artisti che diventano i suoi sudditi in un certo senso. Dai pochi documenti che abbiamo si vede proprio una rigorosa azione di tipo registico. L'architetto tiene le fila di tutto, dalla decorazione alla più piccola operazione di tipo come dire, progettuale. Lascia grande libertà, ovviamente espressiva, ma non nella organizzazione degli spazi, che vengono assolutamente e rigorosamente tenuti sotto la sua egida, sotto la sua agenda per capacità e le sue linee. Diventa immediatamente anche l'architetto di uno dei personaggi che diventeranno più importanti dello Stato napoleonico, cioè Giovanni Aldini. Giovanni Aldini era un magistrato a quell'epoca, diventerà il segretario di Stato. Presto, l'uomo più importante dopo Napoleone di tutto lo Stato napoleonico.
e sarà appunto un bolognese, andrà a vivere in Francia e diventerà una figura chiave per l'Italia napoleonica. Diventa l'architetto di Giovanni Antonio Antonini, di Giovanni Antonio Ardini, e per Ardini, Martinetti, riforma tutto il palazzo di casa di Ardini, eccolo qua, in Strada Maggiore, che oggi è un museo della musica, visitato, che è bellissimo, e perché ha ancora tutta una serie importantissima di elementi che riguardano la sua storia napoleonica. Martinetti riforma la facciata con questo fregio a grifi, che è assolutamente identico, tranne alcuni piccoli particolari, al fregio a grifi che troviamo qui nella sala a fianco, e che è uno degli elementi costanti, degli aspetti plastico-decorativi di quest'epoca. Non entro nei particolari, purtroppo non ho anche delle foto molto belle, ma quello che volevo farvi notare, entrando nel libro, è che gli spazi che vengono progettati nel 1798, fateci caso, 98, per l'Antonio Ardini, da Martinetti, dai suoi, dalla sua corpo, sono ancora degli spazi tutto sommato un po' barocchi, cioè che hanno ancora delle qualità di transizione un po' barocca. Non c'è Gianni ancora lì dentro. C'è un'attenzione verso un mondo che si sta spegnendo, che abbiamo visto anche in Libro Spendersi, dove gli alternativi del tempo si danno da fare, ma non hanno ancora, come dire, veramente preso il potere, così. Però sappiamo da tutte le fonti possibili che Martinetti non solo è apprezzato per i lavori politici grandi, gli edifici di Stato, eccetera, ma è l'unico capace a Bologna, lo dicono piuttosto che non hanno le fonti, è l'unico capace di allestire modernamente gli appartamenti. Alla moderna, appunto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è l'unico architetto di interni che ha letto testi e li ha compulsati, li ha studiati, come i testi sulla distribuzione delle maison de plaisance, ma soprattutto sulla decorazione, distribuzione e costruzione degli appartamenti e degli interni. Il testo di Blondel, che vi vedete, è un testo fondamentale per la storia dell'architettura del Settecento, il testo che introduce alla operatività degli spazi settecenteschi e seicenteschi, grandiosi, giganteschi, riportandoli a misure più piccole, creando che cosa? Quello che dicevo prima, i moderni appartamenti, creando i quartieri, gli spazi, cioè dove la distribuzione diventa improntata a una art d'habiter, all'arte di abitare. Nasce l'arte di abitare come un modo di costruire gli spazi interni attraverso delle forme di distribuzione degli spazi che sono legate al confort, soprattutto, che mancava confort completamente prima. E Martinetti è capace di fare questo, ed è per questo richiestissimo. L'appartamento di Ardini è il primo che comincia a organizzarsi anche architettonicamente con delle distribuzioni tra le stanze da letto, le anticamere, le stanze da bagno, le stanze dove c'è la comoda all'inglese, eccetera, eccetera, che erano tutte cose che non esistevano a Bologna e tantomeno in Italia fino a questo periodo. Il primo caso conosciuto di maison moderne è quello di Casa Vermi a Milano, sempre nel 1785-90, perché era un personaggio Vermi che era legato fortemente alla cultura francese. Ma saranno gli architetti bolognesi in questo periodo a portare effettivamente la conoscenza di questa cultura nuova, cercando di praticarla per
per i nuovi personaggi che si affacciavano alla politica del tempo come i personaggi di riferimento, diciamo così, per cui avere dei soddisfacenti anche incarichi letteralmente di tipo professionale. Vi faccio vedere questo, la parte dell'interno dell'appartamento Agnini, con appunto la distribuzione e con le forme, queste strutture absidate e colonnate, tra l'altro con delle colonne molto particolari, che sono delle colonne egiziane, quindi molto legate probabilmente, queste sì davvero, a questioni esoterico-massoniche, perché appunto sia Martinetti che Agnini erano sicuramente per loro stessa missione massoni, e in questo caso, diciamo, legatissimi a una visione diretta di alcune delle simbologie più in uso dal tempo. Ma volevo far vedere un edificio che vi conoscete, di Faenza, Galleria dei Centri Civici, appunto di Peter Serafino Perozzi, in cui ci abbiamo anche il primo momento aurorale, diciamo, dell'attività a Faenza di Felice Gianni, che riprende immediatamente, vedete, proprio la architettura costruita invece di Martinetti, in un gioco di rimandi tra appunto l'architettura di Pinte costruita, che evidentemente è interessante anche per vedere appunto tutta una serie di informazioni. 1799 è la prima volta che troviamo insieme Giovanni Antonio Antonini e Martinetti. Fanno un progetto insieme per Albini. Questo è un progetto che trovai io qualche anno fa in una galleria privata. È un progetto di una villa che doveva essere fatta per Albini e sulle rive del fiume Reno, a Velodia, nella località di Casalecchio di Reno, in un posto che si chiama La Bastia. Questo è un disegno di Felice Gianni del 1799. Stesso anno del progetto che vedete qua, ed è un disegno che si trova in un periodo di museum in cui Felice Gianni viene arrestato da dei militari austro-russi nel momento in cui ritorna, c'è un momento di controrivoluzione brevissimo, in cui viene arrestato, è un autoritratto in forma di arresto, e in cui Gianni dice: sono stato preso nel casino della Bastia. Nessuno aveva mai capito cosa fosse questo casino della Bastia. Il casino della Bastia era la villa della Bastia che nel frattempo stavano ristrutturando Giovan Battista Martinetti e Antonini, e che sicuramente il nostro Gianni era lì che spitturava all'interno. Il progetto architettonico era una delle cose più bizzarre che si possano mai immaginare. Voi vedete questo strano disegno, non ve lo commento molto. C'erano degli edifici che dovevano essere modificati, trasformati, eccetera, ma la cosa più paradossale è il lago che vedete e i giardini che ci sono attorno. Il lago, che era un'esplicita dichiarazione del progetto, era una riproduzione del Mar Nero. Era una specie di gigantesca ricostruzione del Mar Nero, e attorno a questo Mar Nero c'erano tanti monumenti che ricordavano tutte le città attorno al Mar Nero. Non chiedetevi perché. Sta di fatto che effettivamente è questo abbastanza bizzarro, con questa topo referenzialità molto strana. Ci ho fatto pensare, ma non sono riuscito a capire, perché se non ipotesi stranissima, che essendo 1799, proprio quando c'è il momento di austro russi che entrano in Italia, i due, cioè Antonini e Martinetti, non abbiamo fatto in Montagabbana, abbiamo fatto qualche cosa in favore dei russi, ma insomma, diciamo, una cosa un po' fatta scendere, non lo so. Sta di fatto che comunque una cosa è certa, qua Gianni è la prima volta che lavora assieme con tutti e due, e lavora sicuramente se lavora come decoratore, perché gli altri ammettono. Questo che vedete qui invece è la casa.
di Martinetti. La casa di Martinetti è, non c'è più, è un isolato, è uno spazio enorme, gigantesco, che si trovava, se non c'è Bologna, tra via Zamboni, via Pelacani, via Petroni, e via San Vitale. Era tutto l'isolato gigantesco del convento di San Giacomo, che il nostro Martinetti compra all'inizio delle spoliazioni napoleoniche e si costruisce una casa paesistica immensa con un giardino molto articolato, molto vasto, che ruotava attorno appunto a delle opere di costruzione e demolizione di tutti gli antichi pezzi del monastero. Perché è importante questa casa? Qui vediamo alcune immagini di questo luogo, di cui oggi è rimasto soltanto un frammentino che vedete, che è questo qua, un'architettura legata, era un tempietto dedicato a Flora, affrescato da Gianni, lo sappiamo, poi ridipinto, ma in origine era stato affrescato da Gianni e da Bertolani, cioè tutti e due erano presenti, quanto sia rimasto del uno e dell'altro, non avete nulla, ma è un luogo interessantissimo che si trova in una zona centralissima di Bologna, che diventò appunto il moderno Parnaso bolognese. Giovan Battista Martinetti era infatti sposato con la donna più influente di tutta Bologna, Cornelia Martinetti, che era una persona amata dalla Francia a Roma come la donna più bella d'Europa e più affascinante d'Europa, e grazie alla qualità, diciamo, di donna di mondo della moglie, Martinetti riuscì a costruire una rete impressionante di relazioni che andavano da Foscolo a Monti, ai grandi personaggi francesi, Canova era di casa costantemente in questo luogo, che secondo Corrado Ricci era la succursale dell'Olimpo. Era l'abitazione più importante di casa, l'abitazione di cui non sapevo più nulla degli interni, ma che fu sicuramente a partire dal 1799 il luogo di riferimento di tutte le architetture di interni di età napoleonica. Era diventata una specie di casa che non si poteva non vedere a Bologna, non si poteva non frequentare, non si poteva non conoscere, non si poteva non imitare. E qui è il primo luogo dove il nostro Gianni dipinge per tutti. E questo è l'unico, è l'unica stanza che è rimasta di Gianni, restaurata purtroppo un po' male, di tutta una sequenza di ambienti che Gianni realizzò tra 1799 e 1810 e che sicuramente era lo specchio della casa alla page, della casa che doveva essere in qualche modo imitata, doveva essere riconosciuta come il modello. Un appunto: Gianni vive in questa casa, è la casa di Gianni a Bologna. Gianni vive qua e ci vive per tutta l'età napoleonica, quando a Bologna è qui. Non è solo come ospite, ha un suo appartamento, sta proprio nella grande residenza di Martinetti. Grande residenza di Martinetti, questo architetto che farà di più di Roma, farà la nuova università, voi non lo sapete perché non c'è più, oggi c'è Via Zamboni, che ci fa capire che l'università è andata in Via Zamboni dall'antico archiginnasio, e questo andare a Via Zamboni è accaduto in età napoleonica ed è accaduto quando Martinetti ricevette l'incarico di ridisegnare attorno
alla parte finale di Via Zamboni, tutto un enorme campus, di cui qui vedete il disegno dal punto di vista planimetrico, di tutta la moderna università, che diventò l'università di Stato assieme a quella di Pavia. E poi disegnò la Montagnola, disegnò un mucchio di altre cose, il nostro Martinetti. E poi disegna gli interni per non soltanto il segretario di Stato, che abbiamo visto prima, ma anche per il ministro degli esteri, un plenipotenziario ministro degli esteri, Marescalchi. Ecco la grande sala, la salle à manger della casa di Marescalchi a Bologna. L'oggetto che nelle lettere di Martinetti viene considerato il suo capolavoro architettonico. Una sequenza di ambienti, oggi purtroppo utili, non esistono quasi più, è rimasta però la salle à manger che vedete qua, e che possiamo vedere anche qua, che possiamo vedere anche qua, qui, qua, che è uno degli spazi di rappresentanza del Ministero della Cultura e si trova in Palazzo Marescalchi d'Allarme ed è il palazzo che anticamente era del ministro degli esteri di Napoleone. È rimasta questa sala, che è una sala che è molto vicina alla nostra sala di Aurora. Anche questa ce la ricorda per certi aspetti. Perché? Perché questa sala è una sala di forma rettangolare, immaginatevi come questa, con una cupola che vedete da questa fotografia ellittica, che è disposta al di sopra mediante un sistema di colonne in arte, esattamente come la sala che abbiamo a fianco, all'estremità, che scantonano gli angoli e che disegnano una sala con una doppia, diciamo, geometria, una più semplificata, rettangolare, e una invece con la volta autonoma retta da colonne. Vi faccio notare che le colonne sono delle colonne lisce, questa è una raffinatezza, diciamo, che richiederebbe di aver seguito almeno un corso di storia dell'architettura, ma è importante. Sono delle colonne libere, quindi isolate, sono delle colonne lisce, che, quindi senza le scanalature, esattamente come indicava il nostro Milizia, da cui ero partito, quel teorico dell'architettura che aveva scritto i principi dell'architettura civile, a cui si ispiravano tutti alla fine del Settecento gli architetti per costruire degli spazi moderni, astratti e in qualche modo però completamente legati ai nuovi sistemi dell'abitare. È completamente affrescata da Gianni. È la prima volta che Gianni appare in uno di questi appartamenti di Stato. Ha già fatto l'edificio che siamo qui noi dentro adesso, ha già fatto il Palazzo Vizzetti, ha già fatto buona parte dei palazzi di Faenza. Però qui è completamente schiavo, per così dire, della rigore progettuale di Martinetti. Non si può muovere dalle regole che gli dà Martinetti, ma gli dà grande libertà dal punto di vista decorativo, e ci sono infatti i disegni di tutti i compartimenti, le prove e riprove, i tentativi di raggiungere alla fine il risultato finale della rappresentazione delle storie Enea secondo un criterio che è effettivamente quello che poi trova la sua applicazione, ma in uno spazio precostituito. Questo è il punto fondamentale e veramente importante. In uno spazio precostituito. Sarebbe bello discuterne a lungo, ma volevo solo far vedere questi spazi perché hanno delle caratteristiche che sono molto importanti. Ad esempio, questa è una sala da regia, cioè è una moderna sala da regia.
viene qui tutto confezionato dall'architetto, anche gli specchi. Sugli specchi ci sarebbe molto da dire, anche in questo caso qua, sarebbe da leggere molto bene la questione degli specchi. Perché? Perché gli specchi fanno parte dei moderni buffet, che erano i modi di attrezzare le sale da pranzo. Gli specchi non servono, in questo caso, a specchiare le persone che ballano, eccetera, no. Servono a moltiplicare la visione del cibo che veniva messo sui buffet, cioè su mobili appositi e contro buffet, cioè mobili che erano uno di fronte all'altro, per poter specchiare queste vivande che venivano portate in occasione di banchetti, che erano uno dei momenti assolutamente centrali della sociabilità del tempo, soprattutto di quella a sfondo politico, come potete immaginare, era per un ministro come il nostro Marescalchi. Quindi c'è tutta una serie di articolazioni anche all'interno della stanza, che vengono fissate dall'architetto secondo dei principi che sono quelli dei trattati di architettura degli interni e secondo delle proporzioni che sono quelle che Gianni in alcune delle sue osservazioni scritte a margine di alcuni dei suoi disegni capisce che è bene che tocchino ad altri, e le proporzioni sono ciò che rende l'architetto architetto fino alla fine dell'Ottocento, quando le proporzioni cominciano a farsi venire. Ma fino a quel periodo lì tutto ciò che ha a che fare con l'organizzazione spaziale delle camere, con i compartimenti di camera, è materia dell'architetto. E quindi viene rigorosamente fissata una volta per tutti in chiave matematica o prospettica, per poter poi dare a coloro che intervengono sulle varie componenti di dettaglio gli strumenti per poter agire. So se Marescalchi fa costruire anche una villa, questa qua, sul Colle d'Osservanza, ma non userà più il suo Gianni. Mentre Albini costruirà il suo capolavoro assoluto nella villa omonima, Villa Albini, che oggi è lasciata purtroppo in uno stato increscioso, adesso che parlo, perché andiamo avanti più per tre di nove, ma un edificio spettacolare, che è interessantissimo perché ingloba delle resistenze religiose antiche, è un importante edificio anche questo di tipo religioso, un monastero che viene acquisito per pulire da Albini nel 1801 e poi trasformato in maniera geniale da Martinetti, che è l'architetto di tutta la fabbrica, a eccezione del prono, che viene invece realizzato da un giovanissimo architetto che verrà tanto giovane, che si chiamava Giuseppe Nardi, promettente e considerato il più bravo di tutti a livello italiano, l'Accademia di Roma lo premiò e lo considerava un genio assoluto, poi di una malattia all'età di 4 anni, subito dopo aver progettato la facciata neopalladiana e di Roma, insieme un incrocio tra Palladio e il Partenone della villa di Albini. Albini realizza questa villa, Gianni partecipa, e questo vuole dirlo, non ce ne traccia purtroppo nel libro dell'Anna, che ritiene che non siano stati fatti i lavori, invece sono stati altamente documentati sia da Tacquino che anche recentemente in uno degli interventi della Martiri, ma quello del romano che si è occupato di Montmorency, che esattamente, che ha riportato con grande
chiarezza il fatto che tutta la villa venne affrescata da Gianni e durò molto questo lavoro di Gianni, fino a che Gianni non si trasferì prima al Quirinale a lavorare al Quirinale nel 1813 e poi nella villa di Montmorency, dove sempre Brandini avrebbe fatto delle altre cose. La cosa interessantissima, ancora velocemente da questo punto di vista, di questa villa, e che la rende uno degli edifici neoclassici più importanti d'Europa, e oggi non oso neanche pensare come è tenuto e a quello che succederà. Questo edificio, dicevo, che purtroppo ha avuto dei forti rinunciamenti che non consentono di recuperare le pitture sconosciute, peraltro, appunto, di Gianni. Questo edificio, dicevo, doveva diventare, questa è una cosa interessantissima a mio avviso, un museo delle arti viventi. Cosa vuol dire un museo delle arti viventi? Vuol dire un museo delle arti contemporanee, delle arti viventi, degli artisti viventi. E era stata costruita non quindi per una ragione puramente residenziale da parte di Albini, ma per una ragione anche di tipo, viene a dire, istituzionale, cioè per in qualche modo raccogliere tutte le creazioni artistiche più importanti in una sala centrale che era stata progettata da Nardi, che qui si vede malissimo, e non la faccio neanche vedere, è un disegno che c'è dal ginnasio che fa vedere una rotonda romanica preesistente che era stata mantenuta, trasformata e in qualche modo costruita come una specie di salone per le sculture. Sculture che avrebbero dovuto diventare appunto il centro totale di questa cosa e che avrebbero dovuto essere tutte fatte da Canova. Ci sono queste lettere bellissime che ho recuperato un po' di tempo fa, che anche Antonella Pampieri poi ha ricordato nel suo intervento, che fanno capire come ci fosse l'intenzione di questa città di realizzare appunto un museo di sculture pubblico-privato, cioè dove si unissero queste due cose. Interessante notare anche un fatto che questa è una immagine, un dipinto che ci fa vedere la villa Albini, non so se conoscete Bologna un poco, questa villa che domina l'intera città, c'è la chiesa di San Luca che è un pochino defilata, ma che invece proprio la città è dominata da questo edificio neoclassico, da questa specie di partenone degli acropoli che fa il Sinea, che si trova appunto sopra la città, è un domino in pieno, che diventa anche la montagna dei funzionari napoleonici. In alto Albini, subito sotto il ministro di Stato, poi sotto ancora le ville degli altri napoleonici legati con le varie funzioni, ma in una gerarchia assoluta in cui nessuno che sia di un grado leggermente inferiore dell'altro può ambire a essere un punto più alto. La collina bolognese comincia a diventare una specie di spazio del potere dove appunto questa organizzazione degli spazi delle ville è anche il riflesso dell'organizzazione del potere locale. Questo è un tema interessante che avrebbe visto ad esempio anche a Faenza, cioè la distribuzione in chiave urbanistica di questi edifici e il loro valore all'interno degli spazi urbani della città. Lo dico perché c'era un'ossessione in età napoleonica di tipo localizzativo e dove risiedeva uno voleva significare molto e c'erano rapporti spaziali che venivano veramente tenuti col metro per disegnare delle componenti precise. Vediamo, sono rimasti alcuni di questi edifici tutti affrescati da Gianni nella collina bolognese. Tutti questi sono
avanti purtroppo e difficilmente appunto accessibili. Questo che vedete Palazzo Conte, ce ne sono anche degli altri. E questo, in questi anni sono anche gli anni in cui Gianni interviene, e qui scusate la potenza di fotografia, ma è inaccessibile il posto che vedete in questo caso, a differenza di Faenza dove gli aprono tutte le porte, qui invece a Bologna è un po' più difficile accedere. Queste sono le stanze affrescate da Gianni di nuovo a Palazzo Aldini, nella parte bassa che a partire dal 1810 diventano teatro di una modernizzazione e di una ridefinizione assolutamente eccezionale. Ci sono spazi che ricordano moltissimo, ad esempio la sala da bagno, l'appartamento di bagno che conosciamo bene qui a Piano Terra e che anzi andrebbero veramente confrontati, visti con molta attenzione e con una diciamo, capacità di confronto, perché anche questi chiarissimi riferimenti al quarto stile pompeiano che vediamo proprio con grande evidenza, e qui vanno ricuciti tutti in una storia comune che tiene insieme Faenza, Bologna e la Romagna in una unità che a mio avviso però vede il centro vero a Bologna. Lo vede proprio per le ragioni politiche che vi stavo appunto dicendo e perché i personaggi in gioco, Aldini che si fa costruire quest'ultima villa che vedete, la villa di Montmorency, nella immediata periferia parigina, prendendo uno dei più grandi palazzi di Francia per realizzare il proprio diciamo ego di tipo abitativo, no? In terra di Francia, beh, insomma, ci fa pensare che ci sia una gerarchia in cui Bologna è veramente una capitale artistica in questo momento importantissima. Anche a Montmorency i grandi cibi di Gianni, che sappiamo essere stati in parte realizzati, in parte perduti, e di cui qui vediamo appunto alcuni compartimenti in una immagine generale. Chiudo questa questione delle ville con una cosa che forse non conoscete, ma che vi faccio vedere, che ci condurrà poi anche alla fine qui a Faenza, ed è questo gigantesco progetto di un pittore, amico di Gianni, bolognese, Antonio Basoli, che si mette a fare l'architetto di paesaggi e di ville nel 1805, creando questo, lo vedete male, che è una strana struttura piccolata, è un progetto per un gigantesco parco grande un pochino più di Versailles, che doveva essere costruito a Zola, Predosa. La grande villa albergata di Zola Predosa era al centro di questa struttura e veniva in qualche modo rimodellata per Napoleone. Questa è la tavola di tutti gli interventi degli edifici che dovevano rimodernare questa gigantesca villa intesa come una villa all'antica, una villa come Villa Adriana a Tivoli, una villa imperiale. Tutto questo viene fatto con l'aiuto anche in questo caso di Martinetti, ma con il lavoro soprattutto di altri due architetti che collaboravano con Martinetti, che si chiamava Gasparini, l'altro era appunto il pittore Basoli, questa cosa. Ma quello che mi interessa in questo caso far vedere, ma intanto la descrizione di questo progetto che uscirebbe dal nostro interesse, è che questo gigantesco progetto costa 6 milioni di lire italiane, esattamente tanto quanto il progetto del Foro Bonaparte di Antonini, a 3 anni di distanza, e viene finanziato. Viene finanziato dallo Stato italiano, il progetto del parco intendo,
si comincia a, insomma, si prendono i contatti con gli albergati per ottenere appunto gli eredi di Francesco Albergati per ottenere il paese della cosa, e i beni della corona cominciano a comprare zone di zona per a macchia di leopardo per realizzare questa gigantesca operazione. È interessante sapere che colui che governava, sovrintendeva a livello nazionale, cioè lo Stato napoleonico, i beni della corona napoleonica, era Giovanni Antonio Antonini. Cioè il famoso perdente, come qualcuno ha detto, perché non mai non riuscì a realizzare il Forum una parte a Milano, questi sono quei disegni della sua, la sua opera, Opus Magnum, no, di Antonini. Antonini non era mica stato poi messo tanto, come dire, in angolo, cioè era diventato l'architetto del re, cioè non avevano costruito in città qualcosa perché era evidentemente impraticabile sotto certi aspetti di natura non tanto politici ma di natura anche tecnico-urbanistica, mentre un progetto delle stesse proporzioni, della stessa entità finanziaria e dello stesso potenziale ma fuori città, in una villa, viene approvato, e viene approvato con il suo sì, che in qualche modo ci mette di fronte, come dire, a un architetto del pieno delle sue funzioni operative e politiche ad altissimo livello. Quindi, quando si legge la sfortuna di Giovanni Antonio Antonini, che non poté mai costruire niente, se noi guardiamo la lista del suo curriculum, la dottoressa Rossoni ci metterebbe 20 giorni a leggercela, cioè è stato un grandissimo operativo di questo periodo. E quindi andiamoci piano, insomma, con queste cose. Però è molto importante ricordare anche questo aspetto. Ed è importante ricordare che quando fu abbandonato il progetto di Basoli per il parco che vedete, fu invece approvato un progetto di Antonini per il nuovo Palazzo Imperiale, questo è il progetto che si trova nella Pinacoteca Bologna, è conservato in Pinacoteca. Qui vediamo due disegni di mano di Antonini che sono del 1826-7, che prevedono invece la trasformazione della villa non più albergata da Caprara in un grande edificio imperiale, e con tutto ciò che questo avrebbe comportato e che deve comportare. Anche qui un colpo d'occhio sul progetto antoniniano, che è un progetto alla Milizia, cioè alla Francesco Milizia, con questo palladianesimo più asciutto, più sobrio, per certi aspetti arido, economico, morale, moraleggiante, che ricorda molto alcune componenti che troviamo anche alla fine. Questo è il suo ritratto, proprio questo è il suo ritratto, che ritroviamo anche qui, nel nostro edificio, in cui siamo adesso, nel Palazzo Vizzetti, a cui volevo dedicare due note finali, semplicemente per questo, perché l'avevo detto prima, abbiamo parlato molto di Martinetti, tanto da uno perché lo conosco bene, due perché effettivamente ho voluto uscire da Faenza e portare di nuovo l'attenzione su un mondo molto vicino che nutre Faenza e che in qualche modo ha delle consonanze che vale la pena di leggere in un'opera un po' diversa da come è stata letta fino adesso. Noi non possiamo continuare a fare la storia dell'arte italiana
per luoghi singoli senza mai incrociare quello che succede a 30 km di distanza, soprattutto quando c'è uno stato di mezzo che viene riformato proprio in questo periodo. Ma veniamo a noi un attimo qua. Allora, qui stiamo parlando di tre personaggi che sono molto stretti, molto uniti, che lavorano più o meno sempre insieme in tanti contesti e soprattutto che beneficiano gli uni degli altri, dei vantaggi politici e diplomatici che ognuno di loro ha con le autorità costituite. Il potere e l'architettura sono sempre stati molto vicini e molto stretti. Ma veniamo qui, in questo contesto, apparentemente marginale, sappiamo benissimo come essere europeo, invece è centrale rispetto a tutta una serie di persone, personaggi, la Merkel, lo stesso Mizzetti, eccetera, che all'interno di questo mondo napoleonico avevano delle legami strettissimi e delle, come dire, facciamo parte di sinergie molto, molto simili. No? E veniamo al capolavoro assoluto di questo periodo, perché questo è sicuramente ciò che è rimasto intatto e che più di ogni altro pezzo di frammento di quel periodo riesce a restituirci un'unità, che però è ancora, come dicevamo proprio all'inizio, tutta veramente da riscrivere, da reinterpretare, da rivedere in una dimensione che sia anche strettamente architettonica. Cioè, rileggere questo edificio, lasciatelo dire in latino, per viam architectonicam, cioè leggendo veramente l'architettura per quello che è, leggendo i muri. E oggi lo possiamo fare grazie all'importante opera che è stata fatta dal museo, cioè di acquisire un rilievo scientifico eccezionale che consentirà agli studiosi di poter veramente capire qualche cosa di più della farsi di questo edificio fuori da ogni ideologia, che era l'ideologia del Pistocchi contro Antonini. Lasciamo stare le lotte, andiamo a vedere cosa è stato veramente fatto, chi ha fatto che cosa, certo, ma come e perché. E anche questo è importante, perché alcune cose ci sembrano subito, a una rilettura immediata, quasi ovvie. Se noi andiamo, ad esempio, e sappiamo che questo palazzo ha avuto stratificazioni di interventi a partire dal 500 in avanti, molto importanti, e c'è un intervento di fine 700 di Pistocchi che sicuramente ha modificato le carte degli interni in maniera molto forte, no? Però c'è un inizio all'esterno di questo palazzo che ci lascia tutti un attimo così in dubbio, perché è un indizio che non è mai stato veramente letto attentamente. Guardate, il palazzo, cioè la sala grande che c'è nell'altra stanza, visto da fuori, visto dall'esterno, visto dal giardino, vedete questa sovrapposizione di due serviane. Ora, la serviana è una finestra cinquecentesca, che però viene usata anche nel Settecento, diciamo, significativa soprattutto alla fine del Settecento, quando si ritorna a guardare il Cinquecento con gli occhi nuovi e diciamo, anche di tipo palladiano. Cosa significa questa doppia serviana? Chi l'ha fatta? Chi può avere impostato questa cosa? Probabilmente è veramente un'operazione in cui, proprio perché c'è un leggerissimo marcapiano e come vedete c'è tra il cervello della volta della lunetta inferiore e il marcapiano talmente tanto poco spazio che lì non ci sta neanche alla fine un solare, non ci sta neanche. Quindi quella cosa superiore molto probabilmente non doveva mai essere aperta, doveva essere un doppio. Doveva essere una finestra dipinta, chi lo sa, forse facendo anche qualche
analisi uno scopre che è una finestra di vita, cioè non doveva essere un edificio che, come una logica settecentesca, molti palazzi in piano romagnoli lo dimostrano, doveva essere a doppia altezza con due prese di luce di questo genere, un'interpretazione che mi sembra non sostenibile. Doveva essere semplicemente un modo all'esterno di diciamo trattare il mondo superiore affinché non fosse nudo, semplicemente avesse una sua struttura decorativa, quindi una falsa finestra, probabilmente semplicemente dipinta, che faceva parlare con quella inferiore. Perché lì dentro c'è effettivamente uno degli apparati più interessanti di tutto l'edificio, cioè c'è quella volta a creste e vele, che volgarmente viene detta volta a ombrello, qui vediamo l'apparecchiatura perfetta, ancora rimasta tutta in gesso a elle, che ci ricorda una cosa fondamentale, e cioè che questi muri sono dei muri settecenteschi nuovi, sono architetture che sono di carta quasi, sono architetture scenografiche, sono architetture che si costruiscono velocemente, non sono più architetture in pietra, sono delle cose che vengono fatte per ridurre gli spazi velocemente, poterli costruire con delle cendine in legno, del gesso e le altre cose, per seguire la rapidità dell'architetto e delle sue intuizioni e lasciare al pittore un campo libero per le decorazioni. Siamo di fronte a qualche cosa che ha allestito velocemente, meravigliosamente, ma ripeto, con una grande velocità e con una qualità che è quella, alla fine sembra strano, ma teatrale, cioè con una volontà di creare degli spazi che possono essere anche modificati nel tempo, come se fossero quasi delle punte teatrali, un modo diverso da come si lavorava prima nella metà del Settecento, quando queste apparecchiature degli appartamenti vengono modernizzate. Perché una delle componenti fondamentali della nuova architettura degli interni è proprio questa, è quella dei compartimenti di camere. Cosa vuol dire camera? Se voi andate a vedere Vitruvio, vedete che la camera non è semplicemente un ambiente, ma è un ambiente voltato, è sempre un ambiente voltato. E le camere del Settecento sono tutte così, non hanno più delle volte che in qualche modo sono stabili al punto da rendere l'edificio definitivo e in qualche modo impermeabile di trasformazioni. Sono già qualche cosa della nostra modernità, qualche cosa che si apre, si smonta, si rifà, perché le cose cambiano. E quindi si usano soprattutto queste strutture. E questo palazzo è in un certo senso mirabile da questo punto di vista, però quella cultura del moderno d'Italia che sta cominciando a nascere. Ed è per questo che io mi auspicherei immediatamente una rilettura attenta a partire proprio da tutti gli aspetti costruttivi, perché sono quelli che possono effettivamente rimettere in chiaro la vicenda complessiva di questa costruzione assolutamente. Ci sarebbe da dire tantissimo su quella sala, questa sala e altre sale, non lo faccio. Per rispetto di chi è lavorato prima di me, che ha dato delle interpretazioni estremamente attente e giuste, ma anche in un certo senso insufficienti, e da questo punto di vista credo che si possa aprire una nuova serie di chiavi di lettura, cioè si debba anche fare. Non si smetterà mai di leggere Palazzo Mizzetti, non si smetterà mai di leggere un'opera d'arte. Ogni generazione ha la sua lettura, ogni generazione farà la sua lettura, ed è giusto che sia così. Però è sempre un approfondimento di persone che si mettono nani sulle spalle dei giganti a guardare quello che è stato fatto.
e ogni volta è un aggiunto, ogni volta è un capire qualche cosa di più. Non è mai tempo perso, non è mai tempo lasciato così. Anche la mia folle interpretazione delle colonne che in qualche modo richiamano una spettacolare fiera militare che si affianca proprio a uno spazio altrettanto intriso di valore militare come quello che vediamo qua, no? Così bello anche creato una parola così ampia per questo spazio. E già lui ci lascia tantissimi disegni, ma ci lascia anche un piccolo disegno di architettura. Eravamo partiti da, da un'acquatinta e finiamo alla fine con due disegni. Questo, in cui è un disegno che non è mai stato, che io sappia, mi sembra, pubblicato, è stato citato più volte, ma non è mai stato pubblicato. È un disegno che riguarda la sala da lunaggio. Ed è l'unico disegno in cui si vede in alto a destra un prospetto diverso della sala, lo vedete come se ci fossero tanti montanti, non quindi le colonne minate agli angoli dell'ottagono, ma tanti montanti su cui poi poggiano i diversi spicchi del nostro ombrello. E cos'è? È un'intuizione di Gianni? È un scarabocchio di Gianni fatto così per perdere tempo, o non è piuttosto magari una indicazione dell'architetto Antolini, sicuramente lui, che gli dice prova anche a fare questa soluzione e poi vediamo qual è quella che sceglieremo, oppure è semplicemente un gioco che già di fatto come fa questa sua personificazione, anzi meglio questa immagine di Minerva, no? Vedete, Minerva seduta con la sua moto, la sua civettina in un angolo sotto lì, sotto la cosa, che quest'ultima immagine si diverte a giocare lanciando le colonne alle tre arti, l'architettura, la pittura, la scultura. Insomma, anche un gioco dove l'artista può fare l'artista e può fare dunque alla fine anche l'architetto, se vuole, dilettante, ma riesce a farlo. Grazie. Per studiare, come diceva appunto il professore, i muri, le relazioni, le cose, insomma, che l'altro giorno mi ha fatto un giro, si è fatto un sacco di domande, questo dov'era, dove finisce, cos'è, dove inizia, no? Insomma, per cui sì, sicuramente ci sono insomma possibilità di approfondimento che chissà prima o poi potrebbero anche incontrarsi anche con nuovi documenti. Dicevo all'inizio, sono ancora pochissimi, insomma, quindi auspichiamo insomma un futuro di poter far crescere tutto quello, a partire di tutto quello che già conosciamo e che sappiamo, di tutti gli studi che sono stati fatti, che sono importantissimi e che ci permettono comunque di capire già moltissimo insomma di questo luogo. Io non so, ci sono delle domande, qualche curiosità, qualche approfondimento? Ecco. Nella casistica estremamente variegata dei lavori di Gianni è difficile.
difficile riuscire a applicare l'assunto per cui non si è mai occupato di architettura, molto difficile, perché in casi di lavori molto impegnativi, su questo non c'è dubbio, senz'altro, cosa è stato Giovanni Antonio Tolini, magari Palazzo Cipani di Camporese, a Roma, non so, probabilmente viene citato più volte nelle lettere Filippo Antonini per l'ultimo lavoro bolognese, Palazzo Bocciocchi. Poi insomma i nomi sono rari, ecco, sono rari. In altre situazioni invece, diciamo, meno impegnative, quando ci manca, cioè, probabilmente lo stesso Gianni, magari può aver disegnato, penso, qualche saletta biblica, qualche saletta scantonata, perché ne abbiamo una varietà infinita, anche soltanto nell'ambito fiorentino, oppure no? Cioè, ad esempio, non so, è chiaro, Antolini non ci piove, lo dice qui stesso, la presentazione del gabinetto d'astronomia, fra stradetti, perché è concordato addirittura con il committente, e su questo siamo d'accordo. Ma in altri casi... No, allora, intanto la ringrazio moltissimo proprio per questa puntualizzazione, perché è la domanda giusta, è la domanda. Allora, io darei questa risposta. E non c'è tutta questa grande libertà per un decoratore, anche di altissimo livello, pittore decoratore, che però non fa l'architetto, di organizzare spazi a insaputa dell'architetto. Quello che noi non sappiamo è il ruolo dell'architetto all'interno di queste fabbriche. C'è un documento fondamentale che ci ha citato adesso, che adesso mi parla. Che è un documento fondamentale, è un documento di una chiarezza cristallina in cui noi abbiamo un architetto, il committente e l'indicazione precisa fino alla virgola di tutto ciò che deve essere fatto. Ora, come si chiama questo tipo di documento? È una correspondenza architettura. La corrispondenza architettura, cioè l'architettura fatta per corrispondenza, è una caratteristica di quel periodo. Perché? Perché questa gente lavorava dappertutto e era ininterrottamente mobile. E quando io leggo certe cose, ah, non poteva fare questo perché si trovava a Milano, perché si trovava a Parigi, perché si trovava a Milano, mi metto lì. Perché la maggior parte dei progetti venivano spediti per corrispondenza e questo era il vero problema. Dovevano essere controllati poi sul luogo da qualcuno, ad esempio è un classico proprio di Antolini, cioè Antolini fa, quando sta a Roma, fa almeno 10 progetti per il Ponte di Vitao, per il Vico Panco, per quello di Curlandia, per quell'altro ancora, che erano tutti mandati via lettera. Cioè mandava i disegni e li e sentiva poi come veniva costruito. Quindi era anche un'architettura molto progettata, nel senso che c'era poca presenza dell'architetto sul cantiere. Questo è stato dimostrato molto bene da alcuni studiosi recentemente e che ci aiuta a capire come in realtà alcune persone lavorassero moltissimo, ma lavorassero sul tavolo da disegno. Cioè non lavorassero sul cantiere e lavorassero per corrispondenza. Quindi io mi permetto un po' di dubitare che Gianni avesse tutta questa libertà. Il caso di Gianni però è un caso effettivamente limite, perché ha un'accademia, l'Accademia della Pace, che si occupa anche di tutti, tutte le altre, ha una grande capacità che sia geniale, non c'è minimo dubbio, che abbia una sprezzatura pazzesca su tutto altrettanto. Quindi che faccia un po' l'architetto lo può fare, soprattutto perché di lui certamente si fidano sia l'uno Antolini che l'altro Martinetti. Però ecco, lo vedrei per delle piccole cose, anche perché è talmente impegnato e amante del suo lavoro che secondo me non ne fa una. Però, chi lo sa? Sei orgoglioso di aver fatto gli studi di architettura con Antolini, suo maestro, lo dice, insomma.
esatto, però anche qui stiamo attenti che nelle accademie comunque si seguivano i corsi di architettura, esattamente come, faccio un esempio, i miei anni erano gli architetti milanesi dell'Ottocento, ho una generazione di, dal 1700 ho seguito attentamente quello che studiavano dall'inizio dell'Ottocento alla fine dell'Ottocento. Tutti studiavano pittura e scultura, tutti, ma nessuno di loro ha mai fatto il pittore o lo scultore, mai. Però, evidentemente, cioè, nella formazione c'era. Quindi il fatto che Antonini sia maestro di Gianni, sicuramente gli aveva insegnato Vitruvio, gli aveva insegnato le cose basilari, però poi alla fine fa molto mistero perché Ars Longa e Brevis, cioè non riusciamo a fare tutto. Noi non riusciamo noi, figuriamoci, un uomo dell'Ottocento senza neanche uno smartphone. Parlerà dei documenti relativi al palazzo prima della ristrutturazione appunto dei Lizzetti, quindi dal 500, quello che si conosce del 500, del periodo dei Medici e di questo documento che parla proprio dell'acquisto dei Lizzetti di questo palazzo nel 1602, in cui ho chiesto anche di molta attenzione a qualsiasi informazione di tipo architettonico, anche se sarà ovviamente molto, molto sommaria. Bene, grazie a tutti, a presto allora. Grazie.